Marconi e Sapori ritorna puntuale. Buona giornata a tutti, buona giornata anche a Gianluca Bisol, professione produttore di Prosecco e Cartizia Valdobbiadene, comunicatore e organizzatore con altre aziende e soprattutto con il patrocinio del Ministero delle Politiche Agricole, del Master in Cultura del Cibo e del Vino con l'Università Ca' Foscari di Venezia. Ciao Gianluca! Ciao Samantha, buongiorno a tutti! Ci ritroviamo ancora qui una volta con Gianluca ad inizio anno per raccontare e informare i nostri ascoltatori di questa esperienza post laurea che permette subito di interagire attivamente con il mondo del lavoro, creando una nuova e ricercata figura professionale molto importante per le aziende che circolano nel mondo dell'agroalimentare. È così Gianluca? È così, siamo giunti quest'anno al quinto anno, sì. Aprirà i battenti al 27 gennaio quest'anno, sì. E quindi una nuova edizione, tra l'altro le iscrizioni sono ancora in corso, per cui chi volesse aggiungersi a questa bellissima esperienza, sì, può farlo entro il 15 di gennaio. E, dicevo, quinto anno con grandi bilanci positivi alle spalle. Possiamo già dire con certezza che la figura che questo master sta così proponendo, sia agli studenti che poi alle aziende, è una figura di cui il mercato ha bisogno, e questo si è concretizzato attraverso i posti di lavoro che si sono creati immediatamente, sì, per i laureati di master. Esatto, quindi chi ha partecipato al master ora lavora? Ora lavora, io per esempio nella mia azienda ho già tre di queste, sì, di queste figure che sono stabilmente occupate, ma tante altre aziende del territorio, che tra l'altro e anche questa è una marcia in più di questo master di Foscari, che avviene nel territorio di produzione, sì, quindi è quotidiana la possibilità da parte degli studenti di entrare in contatto direttamente con gli imprenditori del settore enogastronomico, di cui è ricca la nostra regione, il Veneto, ma anche l'Italia, come ben sappiamo, certo, è un settore che ci distingue nel mondo e che sicuramente è uno tra i pochi settori che potrà garantire in futuro, se ben attrezzato anche da un punto di vista culturale e di formazione, come stiamo facendo, potrà garantire i posti di lavoro che invece altri settori, secondo certo, me, un po' alla volta stanno perdendo. Ma facciamo capire bene qual è questa figura professionale che forma il master. La figura è un laureato che attraverso un percorso di studi di 6 mesi e poi 3 mesi nelle aziende del territorio con degli stage, andrà a riempire quel vuoto, diciamo, che esiste nelle aziende dell'enogastronomia, che è un vuoto da colmare e che è rappresentato da una figura che sappia creare valore culturale di quello che noi mangiamo, ossia ciò che i francesi fanno da sempre e noi facciamo da molto poco. Dobbiamo imparare a farlo bene, e questa figura è proprio la figura che attraverso prima di tutto una passione che deve avere, sì, per il settore dell'enogastronomia, chi non ce l'ha la passione per l'enogastronomia, sì, in Italia, no? Ma secondariamente deve avere quelle doti di comunicazione, di anche cultura attraverso la descrizione dei prodotti, che non sia più solo esclusivamente una descrizione tecnica, ma sia una descrizione culturale, una descrizione, sì, che riempie di emozioni e di poesia, se vogliamo, sì, quelle semplici cose che però sono frutto di tradizioni secolari che arricchiscono la nostra tavola, la, sì, tavola degli italiani. Quindi valorizzazione, cultura e comunicazione. Giusto? Esatto. Perfetto. Tra l'altro in un territorio, non solo il Veneto, ma tutta l'Italia, dove si sa che l'agroalimentare unito al turismo è una grande forza, è una grande potenza sulla quale vale la pena di investire, come state facendo voi, insieme al Ministero delle Politiche Agricole, alla Regione Veneto e a tutta una serie poi di consorzi e aziende private. È un campo che bisogna sviluppare, insomma. Assolutamente, io credo che sia giunto il momento di fare una seria riflessione, profonda riflessione su quelle che sono le reali potenziali della nostra economia. Le reali potenziali dell'economia stanno in quei settori nei quali difficilmente qualcuno possa replicare esattamente ciò che può essere fatto qui, e questo sicuramente nell'enogastronomia e nel turismo è certo, è assodato, non è possibile replicare i prodotti delle nostre terre, le tradizioni e le conoscenze delle nostre terre, e quindi è proprio qui che dobbiamo puntare, su questo settore che
non ci porteranno via e che potrebbe creare ulteriori posti di lavoro. Pensiamo alle nuove economie emergenti, ai nuovi ricchi, quali sono? Tutto l'emisfero sud del pianeta, quindi dalla Cina all'India, dal Sud America all'Africa, che anche l'Africa comincia a crescere con ritmi che noi purtroppo solo ci sogniamo, e quindi questi nuovi ricchi avranno bisogno di soddisfazioni enogastronomiche, e dove potranno cercarle se non nella cara vecchia Europa e soprattutto in Italia, paese che è proprio sinonimo di qualità della vita e di qualità dell'enogastronomia. Esatto. Sicuramente il turismo poi fa la quadratura del cerchio con l'enogastronomia, perché abbiamo una ricchezza culturale e di paesaggi in Italia che è davvero unica nel mondo, certo. Può creare tantissimi posti di lavoro se solo ci fosse una politica di medio periodo adeguata a questo progetto. Beh, ma per esempio Luca Zaia, che insomma è presidente della regione del Veneto, nonché conterraneo tuo, capisce questo discorso, immagino di sì. Ma lui è stato il primo a capirlo, perché ricordiamo che 15 anni fa lui è stato il primo politico in Italia, tra l'altro tra i più giovani, a chiedere di assumere in un'unica persona la carica di assessore all'agricoltura e di assessore al turismo. Aveva capito tutto già 15 anni fa. L'assessore all'agricoltura insieme all'assessore al turismo crea una sinergia tale, un volano tale, che fa sì che tutti e due i settori abbiano dei grandi benefici. E tuttora il Veneto si conferma essere la prima regione d'Europa in termini di afflussi turistici, più di 60 milioni di turisti all'anno, per cui sicuramente tutti qui a cercare le cose buone, tradizionali della nostra cultura enogastronomica. Infatti, come dicevamo, questo master universitario di primo livello in cultura del cibo e del vino viene patrocinato dal Ministero delle Politiche Agricole, sostenuto dalla Regione del Veneto e poi da tanti altri enti. Inizierà il 27 di gennaio lì a Valdobbiadene, quindi già dentro, immerso nel territorio. Bisogna iscriversi ovviamente entro il 15 di gennaio. Senti, un'ultima informazione, ma quali sono i costi e tra l'altro qual è la durata del corso? Allora, il costo è veramente molto basso, perché proprio il fatto che le aziende sono sponsor di questo master hanno consentito all'università di fare una quota che è bassissima, sono 2.950 euro per 6 mesi di studi, e quindi questo è davvero di per sé già un aspetto molto interessante per chi volesse avvicinarsi al settore. La durata è di 6 mesi, appunto, prevede 3 giorni alla settimana, questi 6 mesi, e gli altri 2 giorni sono dedicati allo stage nelle aziende del territorio, quindi si fa già una concreta anche esperienza anche professionale. Sul campo, benissimo. Entro il 15 di gennaio mi raccomando le iscrizioni. Maggiori informazioni su mastercibovino.it. E per quanto riguarda invece il lavoro e la grande passione per il vino, in particolare per il Prosecco e il Cartizia di Gianluca, bisol.it. Grazie, a presto. A presto, di nuovo, buon anno a tutti.